l'invito di Gennaro Ciliberto, sono grato di essere qui perché molte delle persone sono persone con le quali ho condiviso un lungo percorso. Io lavoro in un istituto che è parallelo a questo, non voglio fare confronti perché sono fuori luogo, però sì, noi abbiamo celebrato i 90 anni qualche anno fa, ma sono strutture diverse che hanno fatto cose diverse. Sono particolarmente felice oggi di poter parlare, di raccontare qualche cosa che è un percorso fatto insieme e che, come diceva il direttore scientifico prima, è un percorso che abbraccia tutti gli aspetti della ricerca sul cancro in Italia e in Europa. Magari possiamo andare avanti. Ecco, allora, il cancro del polmone era una malattia sconosciuta all'inizio del Novecento. Probabilmente l'avete sentito tante volte, ma sconosciuto vuol dire proprio che non c'era. Era descritta in America come una delle malattie più rare che pochissimi medici avranno mai la possibilità di conoscere durante la loro vita professionale. Questo è l'inizio del Novecento. Cose adesso sappiamo, insomma, quasi 2 milioni di morti nel mondo all'anno, in Europa sono quasi 400.000, in Italia sono morti all'anno. Il problema di questo tumore è che i progressi negli ultimi 30-40 anni non sono stati veramente sostanziali, quindi 3/4 dei tumori sono diagnosticati in fase avanzata, l'aspettativa di vita a 5 anni è inferiore al 20%. E se prendiamo com'era quando io ho cominciato a fare il medico 40 anni fa, non è che in questi 40 anni siano successe delle cose straordinarie. Però adesso cominciamo a vedere la luce, e la luce consiste nel fatto della combinazione delle strategie di ricerca, che sono biologia, farmacologia, eccetera, con la prevenzione, perché la prevenzione continua a essere considerata una problematica educazionale e culturale, ma la prevenzione non è solo una problematica culturale, è un investimento scientifico. E la scienza, per come è maturata negli ultimi 20-30 anni dal punto di vista biologico, fornisce delle opportunità della strategia della prevenzione che sono enormi, però bisogna che la prevenzione diventi parte integrante della strategia di salute di un paese, quindi che gli investimenti nella prevenzione aumentino in maniera significativa. Allora, quello che è importante di questi 20 anni è che finalmente abbiamo uno strumento che ci permette di ribaltare la diagnosi, invertendo il rapporto fra tumori polmonari avanzati e tumori iniziali. Vedete, tutti gli studi che hanno fatto un confronto randomizzato dimostrano che la percentuale di tumori in primo stadio è molto maggiore rispetto a quelli del braccio di controllo, nel braccio di chi sottoposto a screening, anche negli studi che poi non hanno ottenuto una riduzione della mortalità la prossima. Quello che abbiamo imparato è che l'efficacia dello screening dipende dalla durata. Nessuno oggi si penserebbe di fare la mammografia a una donna una volta nella vita, è ridicolo, no? Però l'inizio è stato questo: 2 anni, 4 anni, 5 anni. Noi abbiamo dimostrato che andando avanti a 10 anni i risultati sono molto migliori. Invece il fenomeno opposto è questo lavoro che è appena uscito, che riassume l'esperienza di screening degli Stati Uniti negli ultimi 5 anni, 1 milione di TAC. E che cosa emerge da questo lavoro? Che quasi l'80% delle persone hanno fatto una sola TAC, che è esattamente il contrario di un programma di prevenzione, e che l'efficacia diagnostica è stata estremamente bassa, quello 0,5 è veramente pochissimo. Il nostro obiettivo attuale è in 5 anni tra il 2 e il 3%, non lo 0,5. La prossima. In istituto la strategia di screening è cominciata 20 anni fa, abbiamo fatto una serie di studi prospettici, alcuni randomizzati, altri osservazionali, ma comunque abbiamo
segnato un percorso che è il percorso anche del miglioramento tecnologico, perché dalla prima slide, dalla prima TAC con il single slice alla TAC che usiamo adesso, dual source 192 slice, non è soltanto un discorso tecnologico per cui l'esame si fa in pochi secondi, no? È anche che la radiazione, l'esposizione radiante è crollata, siamo passati da 2 millisievert, adesso lavoriamo 0,4, 0,5 millisievert, facciamo un esame in pochi secondi. Quindi diminuisce la tossicità, aumenta la performance la prossima. Siamo gli unici, questo è l'unico lavoro noto che valuta l'efficacia dello screening dopo 5, tra 5 e 10 anni, ed è anche l'unico lavoro che dimostra che c'è una riduzione della mortalità per tutte le cause, perché c'è un innesto della prevenzione anche di altre malattie. La prossima. Una cosa importante, si dà per scontato che fare screening significa trattare chi non ne ha bisogno o chi non ne avrebbe bisogno, e questa è la realtà, perché è la realtà, lo screening mammografico, lo screening della prostata, si trattano un sacco di malattie che non sarebbero mai diventate un tumore, mai diventate un problema clinico. Ecco, la nostra sfida è stata quella di usare la tecnologia della TAC per identificare le lesioni non evolutive, identificarle e tenerle in sorveglianza senza trattarle. Questo è un, diciamo, qualche cosa che è iniziato quasi 20 anni fa. Le lesioni non solide polmonari sono l'equivalente del carcinoma in situ nella mammella, non le trattiamo, le teniamo in sorveglianza fin quando non sviluppano una componente solida che rappresenta la trasformazione invasiva, e a quel punto le operiamo. Bene, questa strategia si è dimostrata efficace non solo perché ha evitato di operare tantissimi pazienti che non ne avrebbero bisogno, e non è come la mammella, togliere un pezzo di polmone in un forte fumatore di 60 anni è tutta un'altra faccenda, cioè c'è un rischio anche di mortalità, ma soprattutto abbiamo dimostrato che trattarli quando evolvono ottiene lo stesso risultato. La stragrande maggioranza di tumori in primo stadio, praticamente nessun morto. La prossima. Che cosa ci dà la TAC in più rispetto a una mammografia? Che misura, quantifica il danno polmonare da fumo. Il danno polmonare da fumo è un marcatore del danno globale sistemico di tutto l'organismo dovuto al fumo, perché quando noi misuriamo le calcificazioni coronariche misuriamo il danno cardiovascolare generale, non soltanto il danno del cuore, e lo misuriamo adesso in maniera estremamente efficace, lo fa un programma di calcolo, intelligenza artificiale, ci dà le quantificazioni, e la quantificazione delle calcificazioni coronariche che otteniamo da una TAC senza contrasto è tale per cui, come vedete nel build, noi siamo in grado di dire chi morirà e chi non morirà nei 10-12 anni successivi con una precisione straordinaria. Parlo di morirà per tutte le cause. Se voi considerate che 3/4 di queste persone non hanno una storia cardiologica precedente alla TAC, quindi non sanno di avere un problema, c'è un enorme potenziale di prevenzione in questa informazione, perché nei primi 2 anni praticamente non ci sono eventi, quindi c'è uno spazio di intervento enorme. La prossima. Questo è l'ultimo lavoro che è uscito ed è quello che spiega perché c'è una grossa differenza tra uomini e donne nello screening polmonare. A parità di età, a parità di consumo di tabacco, le donne vanno molto bene, muoiono meno. Ma perché muoiono meno? Perché hanno un livello di calcificazione coronarica bassissimo, quindi hanno una mortalità per altre cause molto più bassa degli uomini. Ma poi perché i loro tumori guariscono di più. E non è che guariscono di più perché sono diversi istologicamente, patologicamente, hanno lo stesso stadio, la stessa incidenza, la stessa frequenza, però voi vedete le sopravvivenze sono enormemente diverse tra uomini e donne. Però se guardate le sopravvivenze, che sono tutti i casi che si sono verificati, non solo quelli diagnosticati precocemente, ma tutti, voi vedete che siamo a 5 anni nelle donne, globale 70%, siamo negli uomini siamo al 50%, comunque rispetto a quel meno di 20% è un'enorme differenza. Quindi c'è un potenziale enorme di modifica del futuro. Però
lo screening offre la possibilità di prevenire. Come? Convincendo le persone a smettere e aiutandole a smettere. Questo è il primo studio randomizzato che unisce la prevenzione e che confronta l'uso della citisina nei soggetti che sottopongono a screening, che sono fumatori attivi, e voi vedete che la percentuale di cessazioni durante il periodo di trattamento è al 50%, cioè la metà hanno smesso di fumare con un farmaco naturale non tossico. Poi c'è stata ovviamente una ricaduta, però c'è un'enorme differenza tra dare dei consigli e aiutare le persone a interrompere la sofferenza. Questa è un'enorme possibilità, e se noi la copiamo al monitoraggio del danno, e quindi possiamo dire a una persona: sì, tu hai un danno per cui devi assolutamente smettere, però possiamo anche dirgli: ti aiutiamo a farlo. Non c'è tempo per parlare di biomarcatori, però la biopsia liquida è nata molto prima di quanto si pensi, solo che si chiamava in un altro modo, si chiamavano biomarcatori nel sangue. Noi lavoriamo sui biomarcatori del sangue da 25 anni e abbiamo applicato nello screening questo, e i risultati cominciano ad esserci. La prossima. Nello studio BioMild noi abbiamo, utilizzando il microRNA del sangue insieme all'attacco, abbiamo definito il profilo di rischio e abbiamo detto che 3/4, 2/3 delle persone non hanno bisogno di fare l'attacco annuale, non possono farlo ogni 3 anni. Questo progetto va avanti da 10 anni e adesso noi possiamo dire che funziona, cioè che si può fare uno screening personalizzato. A differenza del tumore della mammella nel polmone, noi possiamo personalizzare gli intervalli e decidere ogni quanto bisogna fare l'esame. E veniamo al RISP. Il RISP è questa grande scommessa, uno studio nazionale che fa ricerca, prevenzione e utilizzando le risorse disponibili su tutto il paese. Francamente, quando l'abbiamo proposto al Ministero non pensavamo che sarebbe stato finanziato, e invece c'è stato questo. I centri non li abbiamo scelti noi. Centri dal Ministero in accordo con la conferenza Stato-Regione, quindi 18 centri in Italia, noi coordiniamo lo studio, coprono tutto il paese, e questo studio è legato al consorzio europeo, la prossima, per cui noi facciamo parte di 2 grandi consorzi europei finanziati dalla Comunità Europea, che sono il Fuori del Lange e il Soleil. Il Soleil comprende più di 20 centri in 10 paesi d'Europa ed è un programma di coordinamento dei programmi di prevenzione polmonare. Lo studio era innovativo nel senso che un database nazionale, chiunque si poteva registrare, e così è stato. La prossima. Adesso abbiamo un'app che comincia a funzionare, la prossima. Questi sono i dati, abbiamo reclutato quasi 20.000 volontari. La cosa interessante è che più della metà di questi erano eleggibili, cioè rientravano nei criteri adeguati per lo screening. Ne abbiamo già screenati più di 8.000, anche se il Ministero ci aveva dato un obiettivo di 7.300, abbiamo deciso andiamo avanti. Questo l'abbiamo fatto insieme, siamo presi la responsabilità di dire andiamo oltre l'obiettivo stabilito dal Ministero, perché non si può fermare una macchina che funziona. La TAC oggi può essere letta da un software che valuta sia i noduli che le calcificazioni che la percentuale di enfisema, sì, la prossima. E abbiamo già valutato che nell'ambito del paese, pur essendo le realtà molto diverse, le macchine molto diverse, il software funziona bene anche nelle macchine che sono, fra virgolette, meno performanti, come le TAC 64 slides, la prossima. E permette di analizzare individualmente volume, dimensione, densità e rischio di ogni nodulo. Tenete conto che mediamente ce ne sono 5-6 per ogni esame, ma questa cosa non l'abbiamo ancora usata, ma a partire dal 24 noi implementeremo questo e forniremo a tutti i radiologi una lettura automatica con la quale si possono confrontare direttamente. La citisina la stiamo producendo, contiamo di
distribuirle da gennaio, si tratta di un investimento di produzione di oltre 1 milione di compresse che daremo a tutti i candidati del RISP gratuitamente e cominceremo a distribuirla in gennaio. Questi sono i risultati che abbiamo presentato al Ministero a fine novembre e voi vedete che sono superiori alle aspettative. Non solo dimostrano che i centri le realtà del centro-sud hanno performato benissimo contro quella che poteva essere qualsiasi negativa esperienza, quindi tutti hanno superato l'obiettivo, però in termini di diagnostica noi ci collochiamo già sopra l'1% con meno di un anno di osservazione, quindi siamo già, e una percentuale di stadio 1 che è il 60%, quindi quello che noi volevamo. Questa è l'ultima slide. Qual è il nostro programma per il 2024? Prima di tutto devo convincere il Ministero a darci i soldi che ci ha promesso, perché per ora e qui vorrei che i giornalisti ci dessero una mano. C'è stato un impegno informale, diciamo così, a rifinanziare il RISP per permetterci di andare avanti e di poter concludere in maniera scientifica la produzione di risultati sulla fattibilità e sul rapporto costo-beneficio dello screening, ma stiamo parlando di briciole, cioè il primo finanziamento di 2 milioni, noi avevamo chiesto 2, 3, ci sono andati 2, adesso abbiamo detto dateci il 3, il terzo che ci avete rubato, cioè rubato rispetto al progetto, in più ce ne date in alto perché vogliamo reclutare altri centri. Per esempio è assurdo che in Sardegna non ci sia un centro, perché la Sardegna è veramente isolata, quindi noi vogliamo aprire un centro a Cagliari e possiamo farlo nel giro di 2 mesi, quindi abbiamo bisogno del vostro aiuto. Noi vogliamo che lo screening entri nei LEA prima degli altri paesi europei, lo possiamo fare, cioè con il rischio possiamo produrre l'evidenza che ci serve da qui al dicembre 25 a dimostrare che è sostenibile ed è economicamente vantaggioso, perché si risparmia tantissimo anche in termini economici. Però per fare questo abbiamo bisogno del sostegno di tutti. Questa esperienza di realtà pubbliche che fanno insieme ricerca, io la trovo bellissima, me ne devo andare in pensione a luglio, però prima di andare in pensione voglio lasciare questo regaluccio, diciamo così, che la sanità pubblica può produrre evidenza e ricerca anche nel campo della prevenzione. E quindi grazie a tutti. Naturalmente che fa lo stesso mio lavoro e che si è impegnato tantissimo per il RISP.